E allora di pranzo, più o meno, come al solito, arriva Canale 2, cioè ben ritrovati amici telespettatori, ancora una volta staremo insieme, continuiamo, come sapete, ad aggiornarvi su questa grave situazione di questo stramaledetto virus, il Covid-19, quindi continueremo ad aggiornarvi in ogni trasmissione su questa situazione che riguarda le nostre comunità, soprattutto la città dalla quale vi trasmettiamo, cioè Altamura, in provincia di Bari, lo ricordiamo, per quanti ci stessero guardando da altre zone della Puglia e della Basilicata, e sappiamo che siamo in tanti perché questa emittente davvero arriva un po' in tutte le città di queste due regioni. Allora, parliamo ancora una volta di questo virus che c'ha, diciamo, di naturale, si sa, è un virus naturale, cioè è naturale che sia uscito da un laboratorio a questo punto, dobbiamo dire, perché un virus che dura 30 giorni sulla pelle di chi lo riceve, quindi per uscirne, diciamo, dalla positività ci vogliono 30 giorni, è un virus che ha tutte queste caratteristiche, di naturale ha il fatto che è naturale che sia uscito da un laboratorio. Ne parliamo ancora una volta con il nostro amico, ma non insistiamo su questo perché altrimenti poi c'è la commissione fake news che potrebbe multarci o chiuderci la bocca. Ne parliamo con il nostro amico dottore, ovvero dottor Pietro Scalera, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori, grazie. Il dottor Pietro Scalera che coordina tutte, diciamo, queste attività che riguardano l'aspetto sanitario, cioè conosce tutto ciò che sta accadendo in merito a questa vicenda, perché è anche un rappresentante dell'ordine dei medici, medico sentinella dell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Ha un sacco di responsabilità. Allora, dottore, vogliamo aggiornare oggi sulla situazione che riguarda ovviamente numeri molto relativi, ma riferibili a ieri, suppongo. Vogliamo dire più o meno? Sì, diciamo che ormai abbiamo superato abbondantemente i 400, e quindi chiaramente siamo nella fase critica. Una media di oltre 20 tamponi positivi al giorno, e quindi non è poco, perché ieri ci sono stati 24 tamponi positivi in un giorno, quindi vuol dire che la situazione non è delle migliori. È chiaro che noi abbiamo anche una situazione da gestire, che è quella dei contatti stretti. È chiaro che i dati del Dipartimento molte volte sono monchi dei dati dell'ospedale, che a quanto pare i positivi dell'ospedale molte volte non vengono trasmessi al Dipartimento, e quindi chiaramente i due enti non si parlano, e quindi chiaramente c'è qualche problema di comunicazione. Anche per quanto riguarda i numeri, insomma, anche per comunicare i numeri. Eh sì, perché poi chiaramente i numeri esatti dovrebbero uscire fuori dalla prefettura, però arrivano in momenti, diciamo, disarticolati, arrivano prima gli uni, poi arrivano gli altri, e quindi chiaramente finché i dati si incontrano e fanno il recall, diventa chiaramente perdiamo l'idea, perché il SISP dà i dati del Dipartimento, e poi ci sono i dati dell'ospedale, che sono i tamponi fatti in ospedale. Quindi che non vengono convogliati dal SISP, quindi sono due strutture diverse, quindi i dati si dovrebbero poi coincidere, per incrociare questi dati ci vuole un po' di tempo, quindi non abbiamo poi i dati reali in tempo reale, quindi adesso noi ad Altamura siamo a 398 precisi, però chiaramente non abbiamo i dati dell'ospedale. Quindi sicuramente abbiamo superato i 400. E tra l'altro dobbiamo dire che in questo caos, se mi permette, dottore, è un po' tutta l'Italia. Praticamente lo hanno detto anche gli scienziati, sta sfuggendo di mano questa questione. Ormai non si riescono più a tracciare i positivi, sono davvero troppi. Eh sì, perché i positivi sono troppi, i contatti stretti sono tanti e non si riescono anche a tracciare. E quindi chiaramente ci vuole un po' di collaborazione. Si è creato poi un pochino di panico, un pochino di delirio, io lo chiamo delirio da tampone, cioè chiaramente uno basta che ha due linee di febbre o ha un mal di pancia, vuole essere fatto il tampone, e chiaramente non è che il Dipartimento può fare tamponi a tutti, quindi bisogna fare i tamponi quando è necessario, seguendo quelli che sono le linee guida. È chiaro che poi
E meno male che l'hanno capito a livello regionale, hanno fatto una delibera ieri dove hanno aperto l'opportunità di poter fare dei tamponi a pagamento presso laboratori, diciamo, certificati, e quindi chi ha bisogno di fare un tampone che non è un contatto stretto, addirittura nella norma dice anche chi si vuole togliere il dubbio di avere un COVID, di essere un COVID positivo, va in questi laboratori certificati, chiaramente si paga il tampone 80 euro e si toglie tutti i dubbi. Ecco, sulle non cifre andando... ho sentito anche cifre discordanti praticamente. Sì, non andando a intasare il sistema pubblico, perché chiaramente il discorso del sistema pubblico, serve solo a tracciare e a verificare quelli che sono i contatti e i COVID positivi. Chiaramente se uno ha il dubbio che ha avuto contatto forse con l'amico dell'amico, è chiaro che quelli, se poi vanno a creare, fanno richiesta di tamponi, si presentano alla struttura senza appuntamento e pretendono di fare il tampone, e quindi ci sono momenti anche di tensione con gli operatori, e non è giusto che ci siano, perché gli operatori vanno salvaguardati, quindi stanno facendo il loro lavoro e stanno lavorando per la collettività, quindi è inutile che andiamo a creare problemi anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. E quindi in questo momento, meno male che è arrivata questa delibera, quindi chi vuole andare a verificare se per caso è un positivo e quindi togliersi sto dubbio, si può rivolgere presso gli ambulatori, dei laboratori certificati dalla regione, quindi pagando 80 euro si fa il tampone e gli andiamo a togliere quello che è poi il surplus di lavoro alla terza struttura del dipartimento, quindi dove devono certificare e valutare quindi quelli che sono poi le reali necessità del territorio. Ecco, di conseguenza, dottore, considerato che c'è sempre una coda interminabile proprio davanti questo drive-in che si è creato in via Manzoni ad Altamura, vicino al parco giochi per capirci, secondo lei è sufficiente solo questo punto di controllo, di accesso, o bisogna istituirne altri? Come la vede? Allora, la diciamo questione? Che il drive-in che noi abbiamo in via Manzoni è un drive-in che serve non solo il territorio di Altamura, ma serve anche Gravina, Santermo, quindi vengono qui anche dai territori limitrofi. Sarebbe opportuno, vista la... visti i numeri con cui noi dobbiamo confrontarci, che si aprino dei drive-in anche a Sant'Eramo, si aprono dei drive-in anche a Gravina. Il calcolo che il nostro dipartimento va a fare i tamponi anche a Toritto, va a Grumo, cioè abbiamo un'area geografica molto vasta, quindi non ce la fanno con i numeri di personale che loro hanno a disposizione a seguire tutto. Quindi andrebbero rinforzati le persone, quindi i medici che lavorano presso il dipartimento, perché devono fare la tracciabilità e devono fare le segnalazioni, i medici che lavorano presso il dipartimento che fanno i tamponi, lasciando liberi i medici delle USCA che si sono adesso messi a disposizione per fare i tamponi. Però le USCA nascono come delle squadre di professionisti, di medici, che devono andare a domicilio dei pazienti che non possono chiaramente uscire di casa per motivi di salute e a verificare lo stato di salute dei COVID positivi sintomatici, ma anche di visitare le persone, i sospetti COVID che hanno i sintomi, e quindi verificare se sono COVID o meno, verificare se hanno bisogno di terapia o meno, perché poi chiaramente loro vanno munite di dispositivi che gli permette di salvaguardare anche la loro incolumità. Quindi l'USCA nasce proprio per questo. Poi, chiaramente, per motivi di emergenza sono stati utilizzati anche per supportare il dipartimento nel loro lavoro, quindi nel fare i tamponi, nel fare la tracciabilità, però non è il compito per cui sono nate. E quindi adesso devono tornare a fare il compito per cui loro sono stati istituiti, perché è necessario, con la necessità che noi abbiamo adesso sul territorio di seguire questi pazienti a domicilio, quindi
dobbiamo dare alle USCA il loro status di operatori presso l'attività domiciliare, e chiaramente la ASL e la Regione si devono attivare a far sì che aumentino le persone, il personale presso queste strutture. Cioè, in tutti questi mesi, quando i sanitari, la classe medica ha sempre vessato e continuamente chiesto alla regione di incrementare, di prepararsi alla seconda ondata che ci sarebbe stata in autunno, qualcheduno ha detto che noi facevamo del terrorismo, qualcheduno ha detto che non era vero che ci sarebbe stata la seconda ondata, e quindi chiaramente non si è fatto tutto quello che andava fatto, cioè rinforzare necessario le strutture e quindi prepararsi alla seconda ondata. E quindi adesso che è arrivata sta arrivando la seconda ondata, quindi chiaramente adesso stanno cercando di mettere i provvedimenti. Vediamo di rinforzare gli USCA, rinforziamo i dipartimenti, facciamo non un drive-in, ne facciamo tre. Cioè, però queste cose andavano fatte prima. Cioè, adesso abbiamo perso già il primo step. Adesso abbiamo finalmente l'assessore alla sanità, il professor Lopato. Ora possiamo stare tranquilli. Cambierà tutto ora. Che dovrebbe essere una persona qualificata. Quindi vedremo adesso che cosa faremo. Certo, tra l'altro possiamo annunciare, lei mi porta proprio sull'argomento con questa storia del nuovo assessore alla sanità, possiamo annunciare che l'ospedale della Murgia sembra essere destinato a diventare, per il sesto piano, reparto Covid in questo periodo, speriamo che duri davvero molto poco, quindi è stato individuato per curare il Covid al sesto piano. Questa è la notizia. Sì. Sì, dottore. Sì, allora diciamo che hanno pensato bene, secondo me male, ma loro dicono che hanno pensato bene, che l'ospedale della Murgia potesse essere un ospedale dove al sesto piano fare una struttura Covid. È chiaro che la struttura Covid porta a dover stravolgere un pochino quello che è anche l'attività routinaria dell'ospedale, quindi un reparto che viene chiuso, altri verranno riconvertiti, devi calcolare che essendo un reparto Covid ci avrà gli ingressi e le uscite separate, c'è tutta una serie di cautele, di precauzioni, perché chiaramente abbiamo contatto con persone che sono sicuramente positive. È chiaro che avremo bisogno, hanno detto che si stanno attivando, di personale qualificato, perché noi non abbiamo un reparto di malattie infettive, non abbiamo un reparto di pneumologia, dobbiamo potenziare il reparto di rianimazione, quindi che sono tutte quelle strutture mediche e sanitarie che servono per far sì che ci possa essere un reparto Covid. Quindi lì devono chiaramente adesso attrezzarsi con... devono assumere infermieri, medici e quant'altro per poter gestire questo reparto Covid. Io spero vivamente che rimanga Covid solo il sesto piano, perché non vorrei che adesso, come dici, 10, una tira l'altra, poi dal sesto arrivano al quinto, al quarto e diventa tutto Covid l'ospedale. Io spero proprio di no. Spero che i nostri sindaci, i sindaci del territorio si attivino con manifestazioni anche eclatanti per evitare che ci siano queste, si possa succedere questo. Mi sarei aspettato un consiglio comunale monotematico da parte del Comune di Altamura, ma sarebbe stato meglio farne un consiglio comunale condiviso con tutti i sindaci e dei comuni limitrofi che tutti afferiscono al Perinei. Ricordo i tempi in cui si faceva la protesta, no? Si andava con i tamburi, si facevano grandi manifestazioni, si riempivano, adesso non si può più riempire la piazza, però si riempiva il web, riempiamo il web di protesta contro questa cosa per evitare che peggiori. Quindi ormai tra l'altro il boccone... C'è una considerazione da fare, dottore, io non sono esperto, lei mi perdonerà, non sono assolutamente, sono proprio, per me è arabo la medicina, no? Però un ospedale che inizierà quindi sta curando il Covid senza avere la pneumologia, che è proprio la fase più importante di questa maledetta malattia, quindi a che serve? Cioè, che fanno poi? Se uno è grave lo trasferiscono altrove? Come funziona? No, ma hanno detto che loro metteranno poi dei medici specialisti, cioè come se attivassero un reparto Covid con gli specialisti pneumologi, infettivologi che devono afferire in questa struttura nuova, no?
e quindi verranno da fuori dei medici specialisti, verranno da fuori degli infermieri specializzati in questo tipo di branca, di modo tale che loro avranno in tutta sicurezza gestire al sesto piano tutta questa situazione. Speriamo che sia in tutta sicurezza. Il problema è un altro, è quello di vedere, di aver avuto questa situazione in una situazione in cui erano tutti all'oscuro sul territorio di quello che stava succedendo. Quindi, come disse, ingoiamo il boccone amaro, però evitiamo di avere altri bocconi, quindi cerchiamo di tenere sotto controllo la situazione, le antenne e cioè le scelte vanno condivise, questo è il senso. Cioè, questo è il senso della situazione. Teniamo sotto controllo la situazione, monitoriamo il nostro territorio, però facciamo anche voce grossa nelle strutture a livello regionale, a livello di ASL, per evitare che poi il nostro territorio, che stava ripartendo con grande fatica, il nostro ospedale stava ritornando a diventare un ospedale di eccellenza, e quindi chiaramente questo è stato un colpo ferile, speriamo che non diventa un colpo mortale. Ecco, dottore, in tutta questa faccenda, l'ospedale Miulli, ecco, volevo fare un cenno su questo grande ospedale che lavora ormai da tanti anni in maniera molto efficiente. Che ruolo ha, che lei sappia? Vabbè, l'ospedale Miulli ha fatto il suo centro Covid, ha messo a disposizione i suoi 100 posti letto, quindi chiaramente la sua parte la sta facendo il Miulli, non è che non l'ha fatta. Io non so perché non si sia, io l'ho sempre detto, l'ho detto anche in questa televisione, che si poteva utilizzare il Maugeri, ma lo si poteva utilizzare già 8 mesi fa. È chiaro che non si andava adesso, attrezzato, insomma, ma è troppo tardi. In 8 mesi si poteva fare tutto. Hanno costruito intere reparti in 2 mesi. In 8 mesi potevano chiaramente dare nuovo splendore a quell'ospedale, che diventava un ospedale di eccellenza per il Covid, in un posto salubre, come erano i vecchi sanatori si costruivano gli ospedali per la tubercolosi, dove l'aria ariosa, l'aria buona, certo. Quindi siccome il Covid è una malattia che colpisce maggiormente gli apparati respiratori, fare in mezzo alla foresta un ospedale, quindi riconvertire un ospedale chiuso in una struttura che poteva tranquillamente diventare Covid, io penso che sarebbe stata la cosa più semplice, più logica da fare. È anche perché vedo che questa teoria, sua teoria, la applica anche lei personalmente, visto che la stiamo intervistando all'aperto praticamente. Io mi disintossico in mezzo agli alberi. Ogni tanto mi disintossico e quindi respiro aria pura per pulirmi, per disintossicarmi. Perché lo dobbiamo ricordare, certamente è un ruolo importante il respirare ossigeno, un'aria salubre, anziché stare sempre in casa. Questo è un altro problema, perché se ci dovessero chiudere le nostre condizioni di salute, forse non beccheremo il Covid, ma insomma peggioreranno per altro. C'è uno studio che è uscito l'altro giorno, uno studio che hanno fatto in gli anglosassoni, dove stare all'aria aperta, cioè stare in una scuola con le finestre aperte, diminuisce di 1000 volte la pericolosità del virus. Però immaginate stare con le finestre aperte in inverno, cioè uno non si piglia il Covid, ma si piglia una polmonite, insomma. Quindi diciamo che si prende una polmonite, certe situazioni si possono fare se ci sono le situazioni climatiche che possono permettere certe situazioni. È chiaro che il ricambio di aria è importante, ma si parla di ricambio di aria, non di stare sempre con le finestre aperte. Quindi non vorrei che qualcuno poi prende a volo e alla lettera queste indicazioni. Quindi ci deve essere un ricambio di aria, ci deve essere il problema serio, che non so perché non entra ancora nella testa di qualcuno, è che l'utilizzo delle mascherine, se io ho la mascherina e parlo con te che hai la mascherina e stai almeno a 1 metro di distanza, il rischio di infettarsi, se uno dei due è Covid positivo, è pari a 0. Quindi se noi attiviamo quelli che sono le norme comuni che dovrebbero essere di tutti, quindi portare le mascherine, mantenere le distanze appropriate, evitare gli assembramenti e disinfettarsi le mani, noi il Covid lo distruggeremo nel giro di qualche mese. Se succede che avviene questa epidemia che continua, è perché chiaramente qualcuno non porta la mascherina, ci sono gli assembramenti, infatti i cluster da dove vengono fuori?
c'è stato il matrimonio, c'è stata la comunione, c'è stato l'ago, dove è partita la l'infezione, e chiaramente è partita. Quella di Toretto, che è un grosso, Toretto è uno dei comuni più colpiti della regione, della provincia di Bari, è chiaramente perché ha un numero di pazienti rispetto al numero di abitanti molto alto di infetti, perché chiaramente c'è stato un matrimonio dove chiaramente non sono state seguite le norme, perché se fossero state seguite le norme probabilmente non sarebbe stato così eclatante la e cosa. E poi Toretto ha un numero di abitanti molto ridotto, quindi è chiaro, proprio grave se io che ciò sia se accaduto. Se io ho 80, vi do un numero così a mente, no? 80 persone infette in una popolazione di, non so quanti sono, 4.000, 5.000 abitanti, il rapporto è molto alto, quindi chiaramente si parla di una 5 addirittura, un infetto ogni 5 persone, ogni 5 abitanti, quindi è un numero enorme, ma perché c'è stata una situazione che ha creato problemi. Noi dobbiamo evitare, io lo vado dicendo da tanto tempo, le verifiche, i controlli. È chiaro che poi i controlli si possono fare, ma non ci sono gli strumenti, mancano le persone, mancano chi deve fare, mancano le norme che diano i poteri a chi deve fare i controlli. Ognuno poi si trova il suo percorso che deve fare, però se ognuno facesse il proprio... rispettasse il proprio ruolo, probabilmente riusciremmo a gestire meglio questa situazione, sì, che è critica, che è grave, non bisogna sottovalutarla, però chiaramente se ognuno fa il proprio ruolo riduciamo notevolmente, cioè il lockdown è servito ad abbattere, a ridurre l'infezione, il propagarsi dell'infezione, perché chiaramente erano tutti chiusi in casa, non potevano uscire, quindi il virus dopo 14-15 giorni tende a scomparire. Quindi se io isolo tutti quanti, dopo 14-15 giorni, teoricamente la propagazione del virus non c'è più. Quindi è chiaro che adesso sembra che il virus sia diventato un pochino più persistente. Si parla addirittura di 21 giorni. Ci sono persone che sono positive al tampone per 21 giorni, però la carica è così bassa perché si parla di un frammento di virus e quindi non sono infetti. E quindi questi qua possono tranquillamente, se non hanno sintomi, non hanno sintomi per 7 giorni e hanno un tampone positivo a 21 giorni, possono andare anche a lavorare, possono riprendere a fare la loro attività di tutti i giorni. Quindi dobbiamo incominciare a vivere e a convivere con questa situazione, quindi questo è un virus che chiaramente ce lo porteremo avanti per un po' di tempo, però chiaramente dobbiamo, ognuno fa la sua parte. Cioè quello che sta mancando adesso, per esempio, è un'altra cosa gravissima che sta succedendo. Che cosa succede? Che noi siamo partiti che dobbiamo fare la vaccinazione antinfluenzale. Ah, a che punto allora, siamo? La regione Puglia è stata una delle regioni più virtuose, ha acquistato un sacco di vaccini, 1.300.000 dosi di vaccini. Dobbiamo vaccinare tutti quelli che vogliono essere vaccinati devono essere vaccinati. Il primo di ottobre sono arrivate le dosi di vaccino nei depositi della regione, della ASL, però sta vaccinando il policlinico, stanno vaccinando negli ospedali, stanno vaccinando nei distretti, però quelli che sono i vaccinatori per eccellenza, che siano i medici di famiglia, che sono quelli che poi devono vaccinare la maggior parte della popolazione, ad oggi non hanno ricevuto i vaccini. Ed è una cosa grave, perché se noi non riusciamo a vaccinare in tempo tutta la popolazione, avremo grossi problemi in questo inverno, perché quando arriverà poi l'ondata influenzale e quindi l'infezione da influenza e dagli stessi sintomi dell'infezione da Covid, io non so se quello è un Covid o è un'influenza. Certo, perché già ora la sanità è in crisi, quindi già ora è in crisi, figuriamoci. Sì, ma se io ho fatto il vaccino a quello e c'ha i sintomi è sicuramente un Covid, ma adesso se quello non ha fatto il vaccino io non so se è un Covid o meno, io lo devo trattare da Covid e mamma quindi se mia. Lo devo trattare da Covid lo devo mandare quindi in ospedale, devo intasare grave... l'ospedale. C'è una mancanza di organizzazione grave, anzi io lo dico gravissima.
io non capisco ancora per quale motivo non ci siano state le distribuzioni dei vaccini. Nessuno ne parla, c'è un silenzio assordante su queste cose, c'è il rischio che si addormenti la popolazione e vivono nell'oblio. Io dico sempre, c'è una sorta di oblio, cioè non capisco perché certe cose non si fanno in tempo, cioè partiamo in tempo e poi ci fermiamo, partiamo in tempo e poi ci fermiamo, non si capisce, no? I problemi della scuola si sapevano già da marzo, aprile, maggio del passato, che c'erano problemi, certo, dell'apertura delle avevamo scuole. Avuto e dovevamo possibilità di studiare, studiare. Hanno pensato soltanto ai banchi con le rotelle, che manco stanno dappertutto, io non li ho ancora visti, questi, certo, banchi con le rotelle. Hanno pensato a tutte le fesserie, però poi i trasporti, adesso forse danno ai privati la possibilità di poter portare i ragazzi a scuola. Cioè, è mancata quel coordinamento del si dice che c'è un problema, si dice che il problema verrà, però non si mettono in atto le soluzioni del problema, ma si rimanda a poi. Cioè praticamente un'assenza anche delle istituzioni locali. È sicuro, sicuramente c'è un'assenza delle istituzioni in questo. Quindi viene a me, perché ci sono poi molte volte demandano quello di sopra, dice che la colpa è di quello che sta sopra. Certo, no? Certo. E quindi chiaramente alla fine la colpa dal ministero arriva alla regione, la regione dice che sono i comuni dicono, infatti, che sono, e quindi si rimpallano, dottore, le istituzioni. Lei lo sa, uno dei motivi per cui noi facciamo anche questo collegamento con lei e ogni giorno aggiorniamo sui dati del Covid è proprio quello di, per quanto ci è possibile, avendo il mezzo più potente, che è quello televisivo, che entra in tutte le case, abbiamo la pretesa di cercare di sensibilizzare la gente, dando proprio questi numeri riferiti al Covid, ai contagi, per far sì che la situazione semmai migliori. Noi lo facciamo proprio per questo, con questo senso di responsabilità, cioè speriamo che la gente prenda atto di quello che sta accadendo in maniera seria e che si cerchi di evitare qualsiasi contagio. Questo è lo spirito con cui facciamo questa trasmissione. Sì, perché bisogna dare poi dei messaggi, no? Allora, il problema è, se io sono stato a contatto con un contatto, che chiaramente il contatto del contatto non è certamente un Covid positivo, chiaramente è inutile che mi terrorizzo e metto in discussione tutta la mia famiglia, creo un caos alla Madonna perché voglio essere fatto il tampone, perché tu sicuramente non sei un Covid positivo, non ci sono problemi, quindi bisogna seguire delle indicazioni che solo le istituzioni possono dare. Cioè non, ormai siamo arrivati al delirio delle autogestioni, ci sono i WhatsApp, i gruppi WhatsApp delle nonne, dei genitori, delle mamme, degli zii, del bisnonno. Beh, certo, perché... E quindi i gruppi WhatsApp che fanno... Ma se non ci sono direttive serie, ritorniamo sempre là. Se non... ho capito, però se io nel gruppo WhatsApp do, purtroppo come questo, al lupo, no? Io do l'input e che cosa è successo e partono per la tangente, no? Quindi chiaramente si crea poi questa ricerca ossessionata del tampone, che sembra che il tampone risolva tutti i problemi del Covid, anzi molte volte il tampone li peggiora i problemi del Covid, perché certo, poi la gente poi non sa più come deve gestire la cosa, e quindi chiaramente diventa problematica. Chi deve gestire il tampone? Chi deve gestire è il personale sanitario. È il sanitario che deve dire chi deve essere tamponato e chi non deve essere tamponato, chi deve stare in osservazione e chi non deve stare in osservazione, chi va in quarantena e chi non va in quarantena, chi può uscire e chi non può uscire. Ecco, tra l'altro, questa è la situazione. Se poi si alza lo scienziato di turno, perché ormai siamo tutti virologi, e dà delle indicazioni, chiaramente quelle indicazioni poi diventano quasi quasi la palissiana, diventano il verbo, e quindi cominciano le persone ad andarsene come sbandate. Tra l'altro, anche per, come dire, entrare un po' nell'argomento, ma in maniera un po' più... come dire, specifica, dobbiamo dire che addirittura è morto un nostro collega, e ci è arrivata poco fa la notizia,
a 54 anni appena, un operatore di una televisione barese, di Telebari, quindi noi ovviamente siamo con loro, e per dire che questo virus non sta veramente risparmiando nessuno, cioè è addirittura entrato nelle televisioni locali. Un'altra emittente è stata chiusa perché c'è stato un caso di Covid, quindi ci sono tamponi da fare, eccetera, eccetera. Stiamo veramente tutti in allerta, anche all'interno delle nostre redazioni. Chiaro che il virus non guarda in faccia a nessuno. Questo operatore aveva 54 anni, attenzione. Però il problema è che il virus non guarda in faccia a nessuno. Però poi di contro il virus non ha le gambe, quindi il virus cammina sulle nostre gambe. Quindi dobbiamo cercare di evitare di farlo camminare. Quindi cerchiamo, ecco perché ci vuole la collaborazione di tutti. Evitiamo di farlo camminare, mettiamogli delle barriere di contenimento, e quali sono le mascherine. La mascherina è fondamentale a creare una barriera di contenimento, ma la mascherina deve essere portata da tutti. Sì. Non deve essere portata solo da uno, perché se io sto con quell'altro che sta di fronte, la mia mascherina mi riduce del 50%, del 60% la probabilità di infettarmi, però sì, non è del 100%, non è del 98%. Invece noi abbiamo tutti e due le mascherine, abbiamo la distanza di sicurezza, e chiaramente poi quello che tocchiamo... Evitiamo di stare in macchina, per esempio, tutti e due. Evitiamo di stare in macchina, quattro persone... Chiusi. C'è tutta una serie di... Ormai ci siamo stancati. Andrebbero fatte delle campagne di sensibilizzazione. Civiltà Progresso. Informare, bombardare il cittadino sul segnale della mascherina, di lavarsi le mani, del distanziamento. Cioè deve essere un bombardamento continuo. Chiaramente messe tutte nelle condizioni di gestirlo, perché se ai giovani gli si dice di non mettere la mascherina, per lo spirito che hanno loro di contraddizione, la mascherina loro non la metteranno. Dottore, ma allora ci vogliono... Ma se per fare informazione ci vogliono le TV e le radio locali, e lo Stato sono anni che fa sì che queste possano chiudere, mentre noi parliamo si stanno facendo i bandi addirittura per le nuove frequenze TV, per stringere ancora di più. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando in Italia? Però, invece di fermarsi e dire guardate, forse qua stiamo sbagliando tutto, fermiamoci. Però COVID, vedi come forse... gli influencer, vedi la Fedez bravo. Hanno nel loro messaggio, che sembra una fesseria, cioè un influencer o un rapper che dà il messaggio, sì, però i ragazzi che vedono che il loro idolo gli dà quel messaggio, diventa incisivo, fondamentale. Un presidente del Consiglio che si rivolge a Fedez e ha già perso, però. Ma quel messaggio lo devi dare tramite i loro mezzi di informazione. Quali sono i loro mezzi di informazione? E che devi entrare, devi incidere nel loro mezzo di informazione. Quindi le campagne di sensibilizzazione vanno fatte utilizzando i loro strumenti, non i nostri. Noi ormai siamo desueti, no, come strumenti, dobbiamo usare i loro strumenti. Vabbè. Quindi usare i loro personaggi. Quindi nelle televisioni devono andare anche i loro personaggi, che devono fare, devono dare delle informazioni, dare dei messaggi. Certo. Allora vengono ascoltati. Vabbè, allora dottore, io la ringrazio. Dica. Voleva dire qualcosa? Ha starnutito? Che ha fatto? Ha tossito? Ho fatto un colpo di tosse nel gomito per far vedere come si tossisce. Ecco. Quindi quando uno tossisce deve tossire nel gomito. Ma anche se da solo, io questo voglio dire. Anche se da solo. Perché potrebbe infettare. Nell'aria si espande il virus. Ho capito. Ma lei a che distanza ha persone lì? Le più vicine a che distanza sono? Saranno un paio di chilometri forse. Un paio di chilometri addirittura. Va bene, sufficiente allora. Sufficiente. Però è drammatica questa questione, che secondo un recente studio addirittura sulle superfici il virus riesca a insistere per oltre 20 giorni, quasi parlava di 28 giorni addirittura. Vabbè, quindi... Però se il virus muore utilizzando delle sostanze, dei disinfettanti a base alcolica,
e quindi, che poi è l'alcol che certo. Le nostre nonne usavano pure i vetri, certo. E quindi chiaramente non ci vuole niente, pulire le superfici, almeno quelle in vetro, quelle che si possono pulire, lavarsi le mani, pulire le superfici e poi tutto il resto, mascherine, che la musica è sempre la stessa, ma come vedi quelle tre o quattro informazioni devono entrare nell'ottica comune, sì. Perché se no non va, perché se io vado nel ristorante e vedo che stanno sedute al tavolo 10 persone che festeggiano, brindano, gridano e cantano, basta che ne sta uno in mezzo lì e li ha infettati tutti, cioè, quindi manca la verifica, cioè, la sensibilità, anche lo stesso ristoratore, se no tu quando poi rischi che chiudi perché si sono infettati, tu devi chiudere, poi se c'è il lockdown poi chiudiamo tutti e quindi per colpa di qualcuno chiuderemo tutti, certo. Di chi è la colpa? Colpa la diamo sempre al virus, perché poverino è il virus che è il colpevole, ma siamo anche noi colpevoli, perché siamo noi che lo portiamo in giro il virus. Allora io, come dico spesso, dobbiamo iniziare, dovremmo già aver cominciato a fare questa cosa, cioè eliminare il superfluo, tutto ciò che è superfluo, uscire magari per non fare nulla, dobbiamo cercare di eliminarlo, perché ogni nostra disattenzione potrebbe essere motivo di contagio, quindi dobbiamo eliminare tutte le cose che è possibile eliminare. Va bene, allora dottore, io la ringrazio per essere stato ancora una volta con noi, ricordiamo più o meno il numero dei contagiati, dei positivi nella nostra città, diceva siamo intorno ai 400, inutile sì, dire 398, poi togliamo i guariti, lasciamo i ricoverati, però il trend è sempre in incremento. Da un giorno all'altro l'ultimo incremento è stato di 27 casi, 24 casi, che non sono pochi. Che poi abbiamo, durante la settimana, riducono a 10, 12, non ci dobbiamo rallegrare che sono diminuiti di 10 a 12, perché poi quando arriviamo poi al lunedì, al martedì, al mercoledì, troveremo di nuovo l'incremento, perché c'è stato la comunione, ci sono stati i battesimi, ci sono state le feste di laurea, e quindi sono quelle cose che poi hanno creato sabato e domenica, hanno ravvivato il virus. E poi ci sono gli amanti, motivo di contagio possono essere anche quelli, bisognerebbe evitare i rapporti con le amanti, no? Le amanti maschi, femmine, vabbè, non si capisce. Vabbè, dai, non entriamo era giusto per drammatizzare un attimo, se no veramente. Vabbè, allora dottore, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Io la ringrazio per questa sua grande disponibilità anche da questo splendido giardino. Noi ovviamente ci risentiremo, ci riaggiorneremo domani con Canale 2, c'è un altro appuntamento. Arturo Castoro, che sarei io, vi ringrazio per aver seguito questa trasmissione, un saluto al nostro Pietro Scarera. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci, a risentirci. A risentirci. Salve.